Accade molto spesso di ritrovarsi in casa prodotti di ogni genere ancora intatti, ma che non si utilizzano mai. Proprio per questo, dal 10 novembre partirà l'iniziativa Rimini Riutilizza, che offrirà ai cittadini la possibilità di portare liberamente e gratuitamente qualunque oggetto in buono stato presso l'area situata accanto al centro di raccolta ERA di Via Nataloni. Il progetto è un'iniziativa della rete riminese per il riutilizzo e la riparazione, formata da province di Rimini, Comune di Rimini, Gruppo ERA, ARPA, Cooperativa Sociale La Fraternità, Associazione Daniele Comboni e Caritas. Ogni sabato dalle 8 alle 12 i volontari dell'associazione accoglieranno i cittadini in un'area allestita appositamente per il progetto, dove tutti i prodotti verranno registrati. Questi saranno poi portati presso i mercati dell'usato gestiti dalle stesse associazioni, senza diventare quindi dei rifiuti, ma trasformandosi in una risorsa per altre persone. Un progetto che coinvolge numerosi soggetti del territorio, enti pubblici e associazioni impegnate da anni nel sociale, che giustamente, come dicevi, parte da un progetto ambientale, quindi il primo obiettivo è la diminuzione dei rifiuti sul territorio, ma che abbraccia immediatamente e colpisce immediatamente anche altri obiettivi che sono quelli del sociale, sono l'educazione soprattutto alle nuove generazioni, eccetera. Consiste infatti nel fare in modo che prodotti che per tanti soggetti sono giunti al termine della loro vita non arrivino a diventare rifiuto, ma diventino immediatamente risorsa per essere riutilizzata da altri soggetti. Il progetto, oltre al servizio del sabato mattina in via Nataloni, offrirà anche la possibilità di ritiro gratuito a domicilio dei prodotti da riutilizzare.